Hey coach, benvenuti in questo nuovo video, io sono AndreLink91 ed oggi siamo in un nuovo video reclutamento per il Nazume Eleven Go Galaxy Big Bang. Prima di cominciare con i due reclutamenti di oggi, devo fare un piccolo appunto. Lo scorso video reclutamento ho detto che avrei reclutato altri 4 personaggi per far sì che potessi poi reclutare Tescat. Il problema è che ho sbagliato community. La community dove ci sono Tescat e Bylong non è quella di cui avete visto i reclutamenti di Mark, dei 3 fratelli Murdock e dei fratelli Gandares e Ryugel. È un'altra. E il problema è che era tradotto male e quindi ho sbagliato community. Dovevo stare più attento e controllare se effettivamente la community fosse quella oppure no. Invece salta fuori che è un'altra community, quindi questo video sarà un video reclutamento per Demonio Strada e Grandpa Danger, ma per Bylong e Tescat dovrò purtroppo aspettare altri 10 reclutamenti che comunque sia tratterò tutti quanti in un video in modo da non dover fare troppe parti e quindi farvi aspettare ulteriore tempo, ok? Vi chiedo scusa, ma purtroppo ci sono stati questi piccoli problemi di traduzione e comunque sia l'errore è mio perché, come ho detto appunto, avrei dovuto controllare. Ma bando alle ciance e cominciamo con i 2 reclutamenti di oggi. Ho voluto portare comunque sia questi reclutamenti per non farvi stare senza e anche perché Demonio Strada è un personaggio piuttosto interessante da avere su Nazume Eleven. Cominciamo proprio con lui. Per reclutare però Demonio Strada ci servirà un codice QR. Questo QR code si può facilmente scansionare andando negli extra e appunto cliccando sull'icona QR code. Una volta che appunto avremo posizionato la camera del DS, 2DS, 3DS, qualsiasi dispositivo stiate usando per giocare ai Nazume Eleven Go Galaxy, non so se funziona anche con l'emulatore, non ci ho mai provato sinceramente. Comunque sia, scannerizzate questo QR code e vi apparirà Demonio Strada nella community quando andrete poi a reclutarlo. Il primo requisito è un requisito che abbiamo già visto per altri personaggi, ovvero per Jude e per Sanford, ovvero il pinguino imperatore numero 1 di Peluche. Lo prendiamo dalla squadra Masuraos, un nome facilissimo da pronunciare, che si trova alla torre Nazuma, quindi la battete più e più volte finché non vi lascia il pinguino. Il secondo oggetto che ci serve invece lo troviamo al centro commerciale acquatico Aquamall a Odaiba. Come vedete anche dalle immagini, basterà battere questa squadra per prendere l'oggetto Stamina Perfetta. Anche se Bunting può indicare pavese, ma in questo caso vedo delle bandiere, non saprei di preciso. Poi ci servirà l'argomento Libri letti di recente, che prendiamo sempre da questo ragazzino qui a Odaiba. Prima ci darà un argomento che si chiama guardare la televisione o qualcosa del genere. Poi entriamo nel negozio di articoli sportivi, usciamo, parliamo con lui e ci darà un secondo argomento, ovvero libri letti di recente. Dirà qualcosa del tipo preferisco leggere libri ora piuttosto che guardare la TV. Insomma, ha un conflitto di interesse interno, ma non preoccupiamoci troppo. E l'ultima tappa per poter reclutare Demonio Strada è andare su Gardon, il pianeta lavico, parlare con uno di questi 2 indigeni che ci darà l'argomento ragazzo tosto. Non ricordo di preciso quale dei 2, ma se non l'avete mai preso, allora parlate con uno di questi 2 e ve lo darà sicuramente. A questo punto non ci resta che andare a Odaiba, parlare con la signorina e reclutare Demonio Strada. So che vedete anche altri personaggi interessanti, tipo Janus, ma Janus ha un requisito particolare, ovvero che bisogna collegarsi con un altro giocatore e fare scambi. E poi addirittura Dylan Keith, che stavo facendo la guida per prenderlo, ma mi sono imbattuto in collega il tuo gioco con la versione opposta e sfida la squadra segreta. E io non ho Supernova al momento e quindi non intendo comprarlo per il momento e quindi niente, non posso reclutare neanche lui. Purtroppo alcuni personaggi hanno requisiti che non mi permettono di avanzare nel gioco e quindi reclutarli. Ma ripeto, stavo facendo appunto queste 2 guide per questi 2 personaggi perché credevo che Tescat e Bylong fossero in questa community, quando invece sono nell'altra. Arriviamo quindi a Grandpa Danger, che è personaggio insomma un po' meno interessante, quindi molti di voi già avranno lasciato il video, ma non importa, l'importante è che abbiate preso Demonio Strada, quindi sono contento così.
Anche per Grandpa Danger ci servirà appunto un QR code, come abbiamo visto anche per Demonio Strada. Vi ho fatto anche vedere appunto come scannerizzarlo. Poi, dopo averlo scannerizzato, bisognerà prendere un bonsai. Il bonsai si prende dalle persone gioiose che si trovano fuori dall'ospedale di Inazuma City. Lo vedete anche qui nelle immagini. Batteteli tante volte finché non vi rilasciano questo bonsai. Il secondo oggetto che ci serve è una foto di tre palle colorate. L'abbiamo visto anche per Tema Bambino, mi sembra. Bisogna andare a Odaiba, lì dove appunto reclutiamo i personaggi, entrare nella stanzina dove ci sono gli spogliatoi e fare la foto a questi tre palloni colorati. Poi bisognerà andare nel parcheggio della scuola, come vedete dalle immagini, parlare con questo ragazzino che ci dirà che è iniziata una nuova serializzazione di un manga. Non c'è dato sapere quale, ma a quanto pare lui sta facendo la collezione. Poi, sono sicuro che è una cosa che tutti quanti avrete già fatto, ovvero fare 5 gol in una partita. Andate nel menu, sulla lente di ingrandimento, scorrete alla terza opzione Player Data, cliccate sull'icona con la coroncina e vi aggiornerà, nel caso abbiate conseguito un record, vi verrà aggiornato. Però per far sì che il record venga registrato dovete appunto andarci, altrimenti ve lo conterà come non eseguito. Una volta fatto ciò, non ci resta che andare a reclutare Grandpa Danger, sempre dalla signorina appunto di prima, e potremo anche avere lui in squadra. È un personaggio comunque sia che non è proprio eccellente, più che altro è buono in difesa e in velocità. Anche come fortuna non è niente male. Ad ogni modo, ripeto, ho fatto questo video giusto per non lasciarvi senza reclutamenti, visto che ho promesso appunto che li portavo. È più di una settimana che non porto nulla, insomma. Dovevo un attimino raffazzonare questi 4 giocatori, ma ne porto solo 2 perché sbattermi per farne 4 è inutile, visto che poi dovrò reclutarne altri 10 in seguito per appunto per sbloccare Bailong e Tescat. Mi scuso ancora una volta. Non mi dilungherò ulteriormente, io come sempre quindi vi ringrazio per aver seguito questo video, vi ricordo ovviamente in descrizione il link per Instagram, dove pubblico tutti quanti gli aggiornamenti del caso che verranno anche pubblicati nella pagina community del mio canale YouTube. Vi invito inoltre a iscrivervi al canale nel caso ancora non foste iscritti e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye!